Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Today vi porto con me a prendere la nuova moto che utilizzeremo per un progetto specifico. Breve passaggio da Mareschi Fiorentino per prendere il mezzo che ci permetterà di riportare a casa il nostro mezzo. Lo so che aspettate il momento di vedere quale sarà la moto dell'estate, perché sì, faremo viaggi e chi è il mio compagno di viaggi preferito oltre che la moto? Tada! Givi, che fa tutti i sistemi di borse, borsini, borsoni, parabrezza da viaggio, robe super super comode. Quindi sono venuto già a prendere le borse che utilizzerò per il viaggio e adesso entriamo insieme che ve le racconto meglio nello specifico. Ne abbiamo veramente di ogni tipo, tra borse laterali e bauletti. Questa è per esempio la borsa che avevo utilizzato in America e questa è la sua sorella maggiore, modello Trekker Outback nera, e come vedete è molto molto più grande. Questa invece è il nuovo modello, l'Alaska Trekker, che sarà quella che vado a prendere per utilizzare sul mio prossimo mezzo. E in più c'è anche il bauletto, che però per il momento ho deciso di non andare a montare perché saremo in due, dobbiamo viaggiare per circa 5-6 giorni, per cui due borse laterali possono bastarci. Questo molto comodo per legare caschi, giacche eccetera quando ci si ferma per fare una pausa. Piccoli parabrezza, fumé, ma anche colorati, e sì, ne utilizzeremo uno sportivo, e borsa da serbatoio. Direi che queste sono tutte le cosette che andremo a montare sulla moto, che scoprirete qual è tra poco. Dopo una breve sosta, con il furgone già mezzo pieno, usciamo dal casello perché presto arriveremo dalla nuova moto. Se la volete anche voi, la Flowy Car, vi lascio il link qua sotto in descrizione, col codice Pirillo la potrete richiedere gratuitamente. Siamo all'interno della location che contiene la moto, fondamentalmente è qua dentro, sparsa tra questi muri, e vi do qualche indizio per capire quale tipo di moto potrebbe essere. Non so, forse una di queste. 2 2 2 2 2, vediamo se il buon Paolo. Buongiorno Paolo. Ciao. Se ti dà qualche consiglio, se vi dice qualcosa Paolo, diciamo la moto ancora no. Aspettiamo un po' di suspense, un altro po'. One eternity later. Facciamogli un pezzettino però. Un pezzettino. No, dai, non è proprio lei, Ancora non facciamo delle Dakar qua. Però è qualcosa di simile. Ti seguo. Già la vedo. Già la vedi? Anch'io già la vedo. Oh, figa, con quel parapango. Andiamo per gradi. Questa è la famosa clinica, dove qua tutto è perfetto. E qui il mezzo, questo Adventure 890R, un bel parafangino qua davanti. L'unica cosa che abbiamo fatto cambiare rispetto a, diciamo, quella che vedete sul sito, con cui vi lascio il link qua sotto in descrizione, è la gommatura, perché dovendo fare tanta strada abbiamo deciso di provarla e di utilizzarla in questo allestimento. Devo ripartire, sono già pronto. Allora, vi aggiorno al volo. Abbiamo fatto un breve check per capire un po' tutti i sistemi elettronici che ha, che magari dopo vi faccio vedere. Nel frattempo qui c'è un bel cappa su cui si sta facendo qualche tipo di lavorazione. Questi sono i vari settaggi. Abbiamo Ride, ABS e Traction Control. Dal bottoncino Set entriamo poi nelle varie specifiche per tutte le modalità che abbiamo. Street, Rain, Off-Road e Rally. Furgone pronto per caricare il ferro. Paolo, signori, è pronto? Ormai ci siamo. Continuiamo questa giornata con il montaggio di qualche accessorio Givi. Allo stato attuale avevo montato soltanto questo accessorio qua, che però si è rivelato essere molto comodo perché ci stavano ben due costumi, due giacca a vento, un powerbank, due telefoni, due GoPro e qualche altro accessorio. Martina è KO! In soli due giorni, guardate, 718 km percorsi. Tanta roba. Volevo provare per bene come andava, sia tra le curve, sia in autostrada, eccetera. E durante la fase di montaggio di 1, 2, 3, 4 accessori, vi racconterò anche un po' le mie prime impressioni con il mezzo. Grazie a questa tasca qua, io ero capace di guidare e ogni tanto poter sbirciare il navigatore per capire dove andare. E quindi sì, l'ho usato come portatelefono. Iniziamo da una delle cose più semplici forse, ma anche fondamentali. Come vedete il cupolino è abbastanza basso, mi arrivava tantissima aria. E anche sì, tantissimi moscerini. Per prima cosa andiamo a montare il nuovo cupolino con la relativa piastra di supporto per il fissaggio. Le viti?
sì, direi che un po' di differenza c'è. Istruzione alla mano. Parte 1 finito col montaggio del cupolino fumé. Ora apriamo questo. Scatola nella scatola. Le borse laterali Givi Alaska, che per essere montate hanno bisogno del supporto che si andrà ad attaccare alla valigia su tre punti, con anche le chiavine. Quindi andiamo a stringere il primo supporto di fissaggio. Proseguiamo con la rimozione di queste viti. Ora qua ci abbiamo dei ganci fatti in questo modo qua e dovremmo, anzi proviamo a incastrarli dentro ai ganci che ho appena messo. Montata. Ed ora non mi rimane che montare questo lato qua, ma più o meno so già come muovermi. Borsa una montata. Prendiamo la seconda lasca. Si apre. E per portarla via si sblocca questo qua. E basta, è smontata. L'unboxing non è ancora finito. Abbiamo la borsa da 35 litri impermeabile, che direi andare qua dentro in modo tale che quando io finisco il mio giro e vado in hotel, tiro via questa e me la porto in camera senza dovermi smontare tutta la borsa. Da KTM 890 Adventure con il kit Givi per viaggiare. E a P22 è tutto. Ora non ci rimane solo che aspettare il viaggio in Sardegna e un'ufficiale prova col mezzo. Signori, pensavate realmente di poterci salutare senza fare un giro sull'890? Vi sbagliavate. E la cosa più bella è che da quando l'ho ritirata, è passata solo una settimana e ho fatto 1280 km. Quindi sì, la sto usando parecchio e mi sta piacendo tanto, anche perché ha dimensioni grandine, come potete vedere. Perché è... Salve. È sia larga, abbastanza, soprattutto qua dietro, sia lunga e anche pesantina. Guardate che serbatoio gigante che ha, da 20 litri testati tutti. Nonostante questo, l'apparenza inganna, cioè è super agile tra le curve. E questa cosa qua mi ha lasciato un po' perplesso. E poi, come dai gas, col fatto che magari davanti sia leggera, o il fatto che davanti abbia la ruota da 21 e quindi tende a essere un pochino più alta la moto, ecco, con un filo di gas in uscita, se vuoi, si impenna in modo molto molto sereno. Ecco, la cosa strana è che nonostante sia una moto da travel, sia molto molto divertente tra le curve. Certo, non è agile come un 690, però nel complesso devo dire che non me l'aspettavo così comfort e divertente allo stesso tempo. La cosa carina è che io me la metto in prima, il traction me lo gestisco e poi posso fare anche ste robe qua con sta moto. Dato che c'ho il semi tassellato, perché no? Ora viene il momento un pochino più critico. Ecco, il semi tassellato qua è un po' più in difficoltà. E così, signori, eccola qua, finita, completa e anche, diciamo, nel suo habitat naturale, perché la moto è questa e si presenta così molto da viaggio. Però ha le semi tassellate e quindi un po' di fuoristrada ci potrebbe essere concesso. E soprattutto questo avantreno così libero e questo parafango in stile enduro mi comunica tanto tanto fuoristrada. Fatemi sapere che cosa ne pensate, commentate qua sotto, ci aspettano circa 2000 km di viaggio, per cui penso che ci divertiremo e non poco.